Crisi di governo e Calabria, commenti e reazioni pepati dalla politica regionale. Tragedia Raganello, la ricorrenza fa riflettere, ma a distanza di un anno nessuna salvaguardia per le criticità calabresi. Cittanova, ex sindaco Canatà in soccorso a Domenico Antico dopo pesanti attacchi sui social. Polistena, sindaco Tripodi si schiera con Tansi alle prossime regionali. Concluso il KTF Cavallaro in fiamma Piazza Mese, ospite la Turci. Porto delle Grazie di Roccella Ionica, c'è un nuovo amministratore e Fabio Filocamo. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dalla crisi di governo, dalle reazioni. Osservatorio di Calabria e politici di questa regione, cosa ne pensano, futuri scenari, e poi anche avverso all'intervento in aula del senatore Morra, cosa ne pensano i politici calabresi. La Lega ha presentato una mozione di sfiducia, ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione, ha chiesto elezioni subito, addirittura ha sollecitato anche l'appoggio dei cittadini diretto per ottenere questo risultato. Mi viene riferito da un'agenzia che questa mozione adesso sarebbe stata ritirata. Allora vedete, e ritorniamo all'amore per le istituzioni, alla cultura delle istituzioni. Non possiamo, se amiamo le istituzioni e i cittadini, affidarci ad espedienti, tatticismi, giravolte verbali che io faccio fatica a comprendere. Scusatemi, ma io sono molto lineare. Prendo atto, dicevo, che manca nel coraggio di assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti. Io l'ho incontrato due volte. Siamo incontrati il giorno 7 agosto, in cui mi ha anticipato questa sua determinazione molto chiaramente. L'ho invitato a darmi la possibilità di un colloquio col Presidente della Repubblica. È ritornato l'8 agosto, mi ha confermato questa sua determinazione. Tant'è vero che subito dopo c'è stata una nota molto esplicita in cui appunto si denunciava pubblicamente la crisi di governo e si invocava l'urgente ricorso alle urne. Allora dicevo, nessun problema. È evidente che la responsabilità di una crisi porta visibile la sua firma. Ma se gli manca il coraggio sul piano politico, non c'è problema, me lo assumo io, ritengo che questa sia la conclusione, l'unica obbligata, trasparente, coerente e lineare. Vi ringrazio tanto per questa attenzione, io vado al Presidente della Repubblica, grazie. La Calabria si ritrova al centro, suo malgrado, dello scontro politico nell'aula del Senato nel corso del dibattito per la crisi politica che ha portato il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte alle dimissioni. È stato il senatore del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra, a ripercorrere nel suo intervento l'ultimo tour in Calabria del ministro Matteo Salvini, affermando: Matteo Salvini, dopo che l'8 di agosto ha fatto sapere urbi e torbi che bisognava interrompere l'esperienza di governo, ha avviato un tour incontrando cittadini, venendo contestato, ma soprattutto ostentando il rosario. Ora in terra di Calabria ostentare il rosario, votarsi alla Madonna, dove c'è il santuario cui l'Andrangheta ha deciso di consegnarsi, significa mandare messaggi che uomini di Stato, ma soprattutto ministri degli interni, devono ben guardarsi dal mandare. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia ha poi spiegato: ma sicuramente è stato per ignoranza, quindi padre perdonalo, perché non sapeva quello che faceva. Contro Salvini sono arrivate anche critiche da parte dello stesso Morra per la mancata presenza nelle riunioni della Commissione e per la mancanza di un progetto nella lotta alle mafie. Dibattito e di riflessione per cui in tanti abbiamo imparato che la laicità dello Stato è un valore indiscutibile su cui soprattutto l'uomo politico deve essere molto molto prudente.
E ci tengo a ribadire questo perché Matteo Salvini, dopo che l'8 di agosto ha fatto sapere urbi et orbi, dando in pratica la benedizione, ma non da San Pietro, bensì dal Papete Beach, quando ha fatto sapere che bisognava interrompere l'esperienza di governo, ha poi avviato un tour, non un pellegrinaggio, un tour, per cui è venuto anche in Calabria ed in Calabria è passato per Isola Caporizzuto e per Soverato, incontrando cittadini, venendo contestato da cittadini, ci sta, e nelle regole del gioco, ma soprattutto ostentando pubblicamente rosario. Ora, in terra di Calabria, e qui devo parlare da presidente della commissione antimafia, ostentare il rosario, votarsi alla Madonna lì dove c'è il santuario cui l'andrangheta ha deciso di consegnarsi, il santuario della Madonna di Polsi, significa mandare messaggi in codice a certe forze che soprattutto uomini di Stato, in particolar modo ministri degli interni, debbono combattere e non favorire. Ma sicuramente è stato per ignoranza, non per intenzione, perché voglio concedere, recuperando quanto ha detto appunto il ministro Salvini, non so piuttosto se si sia dimesso o meno, voglio concedere che in Italia ci siano 60 milioni di innocenti fino a prova contraria, quindi l'ha fatto ma non sapeva quanto avesse fatto, e quindi padre perdonalo perché non sapeva quello che faceva. Con una fiaccolata alcune decine di persone hanno ricordato ieri a Civita le vittime della tragedia delle gole dell'Araganello avvenuta giusto un anno fa. La fiaccolata si è svolta dopo la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di Civita, presenti i parenti delle vittime ed autorità politiche, civili e religiose. Sì, no. Oggi giornata di preghiera e di ricordo, quindi più che dire qualcosa io devo portare rispetto alla mia comunità per tutto quello che ha fatto in questo anno, ai familiari delle vittime, alle vittime, e mi auguro che, come ho già detto in altre occasioni, che la giustizia deve fare il suo corso, e chiaramente il mio augurio è quello che la verità venga, quello che è successo il 20 venga fuori. È una tragedia che vittima ormai, che Civita ormai ha impressa nella sua comunità. Sì, nel cuore e nella mente. Ormai Civita l'ha metabolizzato come una cosa sua e devo portare rispetto, ripeto, ai miei cittadini per tutto quello che stanno facendo e continuano a fare per questa comunità. Strettamente forti ai parenti delle vittime, continuiamo a credere che quello che è successo è stata una cosa eccezionale, ma dobbiamo sempre pensare che in ogni caso il futuro dobbiamo ripartire, quindi da questo messaggio mi auguro che si possa ripartire con serenità. Un anno da una tragedia terribile, 10 persone hanno perso la vita, una giornata davvero indimenticabile, soprattutto per le famiglie che hanno lasciato qui nelle gole del Reganello tantissimi loro affetti, familiari, davvero la celebrazione a distanza di un anno di quel drammatico evento, la presenza delle famiglie è stata un nuovo strazio, perché appunto sul volto delle mamme, dei genitori, dei figli, delle sorelle, appunto dei fratelli che oggi sono qui a ricordare i loro congiunti insieme alla comunità di Civica, di Civita, a tanti sindaci, alle istituzioni locali, alla Chiesa, si coglie in modo appunto evidente. Io credo che queste iniziative devono fare riflettere,
ma soprattutto devono incoraggiare ad andare avanti, in primo luogo stringendosi intorno ai familiari, ma anche intorno ad una comunità come quella di Civita, che ha saputo da quella giornata di lutto, di dolore, ha saputo volgere lo sguardo in avanti, perché appunto una tragedia come quella non cancella il futuro, anzi deve, con sofferenza, deve proiettare ancor più nel futuro. L'INPS ha inviato ai portuali di Gioia Tauro, licenziati e poi riassunti in base alle sentenze emesse dal Tribunale di Palmi, una missiva con la quale chiede loro la restituzione di quasi 20.000 euro. Si tratta di somme che, secondo l'Istituto di Previdenza, sarebbero state percepite indebitamente dal 1 di agosto del 2017 al 30 novembre 2018 come cassa integrazione straordinaria. Cambiamo pagina, sono in tanti a volere il ritorno a Riace dell'ex sindaco Mimmo Lucano per consentirgli di vedere l'anziano padre malato. In 24 ore sono state apposte ben 23.000 firme alla petizione del comitato 11 giugno, un vero e proprio boom online che su Twitter è stata in trending topic. Ad aiutare il tam tam sono stati fondamentali personaggi come Roberto Sabbiano, Laura Boldrini e Michela Murgia, che hanno rilanciato sui social la petizione change.org/ Dignità per Mimmo. Dignità per Mimmo, ovviamente. Andiamo adesso ad occuparci di Polistena, perché si parla già ampiamente di regionali e di possibili schieramenti. Tripodi, il sindaco Michele Tripodi di quella comunità, è con Tanzi. Il conto alla rovescia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale in Calabria è iniziato e gli scenari, anche se ancora un po' confusi, cominciano a delinearsi. Ed è proprio l'outsider Carlo Tanzi, ex responsabile della Protezione Civile Calabrese, a scompaginare e scompigliare i tradizionali schieramenti politici. Dopo la sua autocandidatura a presidente della Regione Calabria, arrivano i primi sostegni variegati al suo impegno politico per le regionali. Il primo dei tanti segnali trasversali e di discontinuità alla sua discesa in campo è arrivato ieri da Polistena, dalla festa organizzata dal PC e da Generazione.com del sindaco Michele Tripodi, Villaggio Rosso. Si tratta di un'apertura perché il primo cittadino polistenese parla di un ragionamento nel segno del cambiamento, ha affermato nel corso del dibattito, speriamo, ha aggiunto, che sia un primo passo da percorrere insieme. Più volte il candidato alla presidenza della giunta regionale Tanzi ha ribadito l'intenzione di cambiare la regione, così come ha cambiato la protezione civile in Calabria. Ho avuto il coraggio, ha affermato l'ex responsabile della protezione civile, di schierarmi contro i poteri forti, ho denunciato il malaffare e ho posto fine a sprechi e privilegi, per questo sono stato fatto fuori dal sistema. E ancora in altre occasioni aveva spiegato che in vista delle regionali si sarebbe rivolta a quel 57% di calabresi che nel 2014 non andarono a votare. Per far parte, ha spiegato, di questo progetto c'è bisogno di persone credibili, no alle caste vicine alla politica. Nel corso del dibattito il sindaco di Polistena ha spiegato che le nostre radici e i nostri colori sono sempre quelli. Noi siamo quelli che eravamo tanti anni fa, ha spiegato. Siamo gli eredi naturali della politica di Mommo Tripodi. Noi militiamo ancora nel PC, ma oggi le idee del passato hanno bisogno di forme comunicative più snelle. Ecco perché stiamo costruendo la piattaforma digitale Berlinguer. Unire le forze in nome di una coalizione del cambiamento, ha osservato ancora il primo cittadino, avendo il coraggio delle scelte. Ci vuole una svolta, idee e persone nuove, ha sottolineato. Scelte uomini coraggiosi per cambiare la Calabria. Spero, fa sapere Tripodi, che il progetto di Tanzi vada avanti e si possa realizzare coinvolgendo i territori e partendo da ambiente, lavoro, sanità e lotta alle mafie. Notte di fuoco nel Vibonese, dove la criminalità non fa differenza e i suoi messaggi li recapita ovunque, soprattutto quando in ballo vi sono appalti di milioni di euro. Una regola a cui non è sfuggito il cantiere per la realizzanda chiesa Risurrezione di Gesù a Pizzo, dove nella notte tra lunedì e martedì è stata incendiata una trivella. Una regola applicata per ennesima volta ai danni di un'impresa edile storica del Vibonese, la
la Cooper Poro di Rombiolo, una ditta il cui cammino è lastricato di danneggiamenti e intimidazioni, circa 90 ad oggi, in alcuni casi anche molto gravi. Dall'intimidazione di Vibo di Pizzo, per l'esattezza, andiamo adesso al nuovo amministratore del Porto delle Grazie, il porto di Roccella Ionica, è il dottor Fabio Filocamo. Cambio di guardia questo pomeriggio al vertice della società Porto delle Grazie SRL. Va via il vecchio amministratore Giorgio Sotira perché investito da un nuovo prestigioso incarico presso Civita e arriva il nuovo amministratore Fabio Filocamo. Filocamo, selezionato e scelto per il suo importante curriculum dal sindaco e dall'amministrazione comunale roccellese quale amministratore unico della Porto delle Grazie SRL. Il comune, che detiene la quota del 71%, ha una priorità sulla scelta dei vertici societari rispetto ai soci privati. Sotira lascia una struttura portuale solida con bilanci attivi. Filocamo, dal canto suo, ha garantito il massimo impegno in un incarico che accetta con grande entusiasmo. Dottore Fabio Filocamo, nuovo amministratore del Porto delle Grazie, lo conosciamo, lo facciamo conoscere al grande pubblico, è un'esperienza manageriale importantissima anche all'estero alle spalle, un curriculum di tutto rispetto per la gestione di un porto che lei ha visto nascere, perché comunque è di origini roccellesi. Sì, assolutamente, abbiamo visto nascere e crescere questa struttura, fortemente voluta dal territorio e mantenuta e sviluppata dall'amministratore uscente Giorgio Sotira, a cui penso vada il ringraziamento di tutti noi per aver messo in equilibrio la gestione, che speriamo di portare uno sviluppo nuovo con un approccio possibilmente fortemente innovativo sul campo tecnologico per dotare questa infrastruttura pressoché unica nel territorio della Locride e certamente di livello per i servizi nautici e la qualità che offre in tutto il Mezzogiorno d'Italia, a quegli standard di efficienza, attrattività, funzionalità che mettono il cliente al centro come ogni altra azienda, ma anche nelle condizioni il porto di essere un'infrastruttura e un motore di sviluppo per un territorio al quale vogliamo lanciare e condividere con una sfida di creare uno sviluppo qualificato di nuove attività o di vecchie attività che si innovano, fondendo innovazione e tradizione. Vogliamo che lavorino artigiani, imprenditori vecchi che se ne facciano di nuovi, che ci siano sensori e sistemi all'avanguardia per che veramente questo porto diventi il motore di sviluppo e un laboratorio di innovazione e che mantenga questo ruolo di porta d'ingresso al nostro mondo poco conosciuto, quindi con un potenziale ancora tutto da sfruttare e che diventi anche per il territorio una finestra sul mondo. Qui non ci dimentichiamo che secoli fa sono arrivati i greci e hanno portato conoscenza e sviluppo dal mare, e al mare noi chiediamo di darci gli stessi stimoli e di rimettere tutti quanti noi in discussione e questo territorio per una crescita condivisa, per una macchina che non si guida da sola, questo dobbiamo saperlo. Lo vedete, il colore caratterizzante il porto oggi è il blu. Noi vogliamo essere blu, bandiera blu, vogliamo essere verdi e sempre più verdi, perché questo è un porto che deve diventare intelligente, inclusivo e sostenibile sui conti, sui servizi e nel futuro, e assicurare un futuro sperabilmente radioso non solo alla struttura in sé, ma a tutti quelli, parliamo soprattutto agli operatori economici, che vogliono approcciarsi per rendere questo porto, questa infrastruttura, un vero centro di sviluppo per un territorio, una comunità. Dice il nuovo amministratore: la mia è una scelta di cuore, il porto di Roccella dovrà diventare un'eccellenza nel mondo della nautica, vogliamo mantenere il blu ed essere sempre più verdi nel rispetto della sostenibilità e dell'ambiente. Entrambi originari di Roccella e molto legati al territorio, il sindaco Zito poi ha voluto donare una targa all'amministratore uscente e rinnovare la fiducia al nuovo amministratore, garantendo la totale vicinanza e sinergia dell'amministrazione comunale. Sì, grande attenzione, diciamo c'è stata una fortunata concomitanza di eventi, nel senso che dovevamo intervenire su una circostanza improvvisa che è quella legata al fatto che il dottore Sotira lascia, come ormai ampiamente risaputo,
perché è stato nominato vicepresidente di Civita Holding e quindi non può continuare, diciamo, a garantire questo impegno. La felice concomitanza è stata invece la disponibilità che è venuta fuori del dottore Filocamo. Questa concomitanza ci rende tranquilli, nel senso che siamo convinti che si proseguirà sulla via dello sviluppo dell'infrastruttura portuale, soprattutto sulla traccia di sviluppo che è legata alla capacità del porto di aprirsi ai mercati internazionali. Il dottor Filocamo dà amplissime garanzie sia per competenza manageriale sia per preparazione complessiva per come deriva dal curriculum. A questo si aggiunge un elemento che riteniamo di assoluta importanza, cioè il forte legame affettivo che il dottore Filocamo ha con Roccella. Una coincidenza, ma anche una bella cosa: tutti e due roccellesi, diciamo, che hanno queste radici in questo territorio, quindi che conoscono anche bene questa realtà. Poi è chiaro, ognuno vive fuori sede, ma l'importante è che questo territorio non sia, tra virgolette, sconosciuto. No, ma io credo che questo sia anche un messaggio importante. Dobbiamo anche uscire dallo stereotipo del perdere chi è lontano da Roccella. Chi è lontano da Roccella è comunque, da Roccella e dalla Calabria, è comunque una risorsa che in qualche modo e in tutti i modi possibili deve essere valorizzata. Quindi il fatto che ci siano professionisti di Roccella, originari di Roccella, che sono molto affermati fuori, ma che comunque contribuiscono, no? Ci sono gli strumenti perché contribuiscano allo sviluppo della nostra terra, credo sia un elemento importante sul quale ragionare, non solo ovviamente a Roccella ma più in generale in Calabria. Cioè, dobbiamo uscire dalla convinzione che chi è fuori, diciamo, è tra virgolette perso, chi è fuori è una risorsa che noi dobbiamo comunque cercare di valorizzare e fare in modo che soprattutto queste risorse diano un contributo importante per lo sviluppo della nostra zona. Quattro persone sono state arrestate e poste domiciliari a Nocera Terinese dai carabinieri della compagnia di Lamezia Terme e del nucleo cinofili di Vibo Valentia, con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP al Tribunale Lametino su richiesta della Procura. Basi logistiche ad attività illecita erano due distinte attività commerciali. Il titolare di uno dei due esercizi è risultato coinvolto nelle attività di spaccio. I militari del nucleo investigativo del gruppo Carabinieri di Locri hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura Distrettuale Regina diretta dal dottor Giovanni Bombardieri nei confronti di Domenico Agresta, della somma di 55.000 euro ritenuta dagli investigatori frutto di proventi illeciti. Cambiamo pagina, adesso andiamo a Cittanova, anche qui in polemica politica, a difendere il dottor Antico e l'ex sindaco della comunità, Alessandro Canatà. A Cittanova il clima post elezioni si inasprisce sempre di più, assumendo caratteri sempre più torbidi. Dopo accuse reciproche tra maggioranza e opposizione, denunce alla magistratura da parte della minoranza consiliare per la questione di una delibera della Corte dei Conti omessa, secondo la minoranza, nel corso della campagna elettorale e che poteva risultare determinante per il risultato, ora arrivano gli attacchi sui social. Su uno di questi attacchi, sopra le righe, arriva il sostegno bipartisan al consigliere di minoranza, candidato a sindaco Domenico Antico, leader del movimento Viva Cittanova Viva, da parte della lista Cannatà Cittanova 4.0. Nei giorni scorsi abbiamo appreso che su Facebook, con una strana conseguenzialità ed inaspettata puntualità rispetto ad un manifesto dell'amministrazione nel quale si paventava, scrivono in una nota quelli di Cannatà, la presenza di scheletri negli armadi delle opposizioni consigliari. È stata montata una polemica nei confronti di un consigliere comunale di opposizione, sottolineano, da parte di personaggi che gran parte hanno avuto nelle fortune politiche di chi oggi amministra Cittanova, benché sempre censurati o condannati dalla magistratura inquirente in occasione di processi contro pubblici amministratori. E qui arriva il sospetto dell'ex sindaco Alessandro Canatà e dei suoi consiglieri. La sequenza temporale degli eventi, manifesto murario minaccioso e attività sui social, spiegano, è quantomeno sospetto.
sospetta, così come sospetta è la provenienza di eventuali documenti da divulgare, trattandosi, a quanto pare, di documenti noti solo agli uffici comunali, resi legittimi proprio dal fatto che il comune stesso, in anni in cui ad amministrare era un'altra amministrazione di sinistra, mai ha contestato. Censuriamo pertanto, evidenziano ancora, eventuali comportamenti che sembra avrebbero potuto portare all'istigazione e alla reazione da parte di cittadini nel pieno possesso dei propri diritti civili, tanto da essere risultati eletti e compatibili con lo status di consigliere comunale. Cioè che non hanno nessuna causa di incompatibilità con l'ente locale della cui assemblea consiliare fanno parte. Il riferimento è al consigliere antico. Speriamo, aggiungono ancora nel comunicato, che il manifestarsi di certe operazioni sia spontanea, giacché sarebbe oltremodo grave se invece fosse consigliato per chissà quali fini. Esprimiamo, concludono quelli di Canatà, tutta la nostra solidarietà a chi oggi si trova nella posizione di bersaglio di certi attacchi, invitandolo a rivolgersi con fiducia alla giustizia, così come fatto in passato da altri che, anche se a distanza di lungo tempo, hanno visto la stessa giustizia ristabilire la verità dei fatti con la condanna di chi aveva sparso veleni. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Seconda parte del TG, grazie per essere rimasti con noi, dedicata interamente ad eventi. Partiamo da quello più popolare e più seguito ieri in Piazza Mese, la conclusione del KTF, il Kaulonia Tarantella Festival, con Cavallaro e la Turci. Sugno partito dalla notte scura, non è tutt'ora un tammarietà, poi mala sorti deserto di vento, da lume cori paura e tormento, da lume cori paura e tormento. Ieri una parata di stelle per il gran finale del Kaulonia Tarantella Festival edizione 2019, la kermesse di musica e cultura etnica che ha chiuso i battenti proprio ieri in serata, o meglio aggiungeremo in nottata, con grandi ospiti tra cinema e musica. E l'Europa canta e suona da Berlino a Kaulonia, da Reggio a Lisbona, da Zurigo a Barcellona, da Parigi fino a Roma, uniti nella stessa danza, i popoli dell'Europa, dell'Europa che danza. I popoli dell'Europa, dell'Europa che danza. L'attesa performance di Paola Turci non ha deluso i tanti che hanno raggiunto Piazza Mese. Raffinata interprete della canzone italiana che sul palco ha incontrato il padrone di casa, Mimmo Cavallaro, una figura musicale di spicco del Kaulonia Tarantella Festival, nonché direttore artistico. Ed è uscito fuori un prodotto diretto e musicalmente più rappresentativo degli ultimi 20 anni di festival. Dalle strade bagnate di pianto, una perla tra i denti del tempo e il dolore all'idea di avere perso a 10 anni l'innocenza. Sola, trascinando coraggio, consapevole che non basterà, cercherai, sceglierai ogni giorno come vivere. Questa parte di mondo che cosa ti offre? Quale buona occasione, quale opportunità? Tra i poeti distanti e le filosofie c'è qualcosa che rimane non detto, come un velo tra i tuoi occhi ed il mondo, questa parte di mondo. Ad accompagnarli la Kaulonia Tarantella Festival Orchestra, progetto musicale che si avvale del talento di giovani musicisti kaulonesi che con grande passione e sacrifici da anni portano avanti la tradizione bandistica dell'antica Castelvetere. No, che sai quanto lotterai, tu lo sai dove colpire. Sparare, no, non so, gridare, dov'è, dov'è la storia, dov'è la vita, ragazzino, che sai, oh, quanto lotterai, tu lo sai,
Nel menù della serata finale anche un momento di confronto sullo stato di salute e sul futuro del cinema in Calabria e in particolare naturalmente nella Locride con Mimmo Calopresti, regista del film Aspromonte, Terra degli Ultimi, pellicola interamente girata nel Reggino, di cui è stato anche proiettato il trailer. Non ti giungimo come a tutti i mari, e per portare l'acqua a talumari, e per portare l'acqua a talumari. Mezzo sta casa c'è sti in un ritratto di la Madonna chi vi porta un petto, di la Madonna chi vi porta un petto. E cussa sai e cussu moccaturi, balli la tarantella, faccia l'umari, balli la tarantella, faccia l'umari. Ricordo che questa sera parte il Festival Jazz, ma ce ne occuperemo da qui a qualche momento e vi elencheremo concerti e quant'altro nell'agenda. Adesso Martone per anche qui la tradizione della festa religiosa in onore di San Giorgio. Allora, Martone, la festa di San Giorgio rappresenta per Martone il momento principale in cui appunto i martonesi ritrovano se stessi, ritrovano la fede, la passione verso una ricorrenza che affonda le radici nella storia stessa di questo piccolo paese. Il momento principale della festa è l'antinna, è un albero, l'albero della Cuncagna, che rappresenta appunto il momento clou di questa festa, e richiama molte persone dal comprensorio che vengono appunto a vedere questa caratteristica dell'albero della Cuncagna, che è quasi unica nel suo genere, e viene appunto fissata al centro della piazza principale del paese. È una manifestazione molto, molto bella, molto fascino, in cui i martonesi si ritrovano, si rispecchiano in questa particolare manifestazione. Si rinnova la tradizione alla festa di San Giorgio come ogni anno, che ormai è diventata secolare, la tradizione di Antina che attira centinaia e centinaia di persone. Si rinnova la festa, ma si rinnovano anche nelle tradizioni, c'è un adeguamento per quanto riguarda la visibilità, la vendibilità, nuove iniziative da parte del comitato e dell'amministrazione per stare al passo con i tempi, che comunque nella tradizione noi ci rinnoviamo. Vengono molte persone in questo periodo, gente naturalmente di immigrati di ritorno che riempiono le case, che rallegrano le vie, che hanno iniziative che riescono a mettere in campo. Quindi ecco, questa è la martonesità, cioè siamo nel cuore della festa, ma siamo nel cuore delle radici. Le radici che anche con i giovani si tramandano nelle tradizioni, ma che amano essere presenti, che vogliono essere presenti in questo particolare momento. Per i tempi in cui viviamo e per i giorni che verranno, che se saranno brevi, torneranno nelle loro case, però tornando nelle loro case porteranno sempre ricordi nel loro cuore, ricordo di questa giornata, della festa di San Giorgio, dell'Antino, dell'incontro con gli stessi.
sostanziale con noi che siamo qua. Ecco, questa è poche parole quello che rappresenta la festa per noi. Essere assieme, rinnovare la tradizione, rinforzare la radice. Questo. Dalla festa patronale di Martore andiamo ad una delle tradizioni gastronomiche con un prodotto insomma abbastanza ambito e per questa ragione anche abbastanza partecipata, la nuova sagra del pane Conzato, siamo a Casignana. Una serata meravigliosa alla presenza di un grande pubblico, dei nostri emigrati in tutte le parti d'Italia, anche da fuori. Una grande bella serata, molto partecipata, molto vissuta, siamo stati bene insieme, ci siamo divertiti, il tutta l'estate è stata con il patrocinio, oltre che dell'amministrazione comunale, naturalmente l'amministrazione poggia le fondamenta economiche sul sostegno della Regione Calabria e quindi tutto questo si può realizzare grazie al contributo degli eventi innovativi fatti dall'assessorato alla cultura della Regione Calabria. Una serata molto impegnativa come ogni anno, siamo alla quinta edizione. C'è tanto lavoro dietro, ma la soddisfazione è tanta, c'è sempre grande partecipazione, per cui è ben ripagata. Quest'anno abbiamo anche la presenza di un artista non indifferente, Mimmo Cavallaro. Speriamo di poterla continuare, certo le forze incominciano a mancare, però ogni anno, il prossimo anno sarà la sesta, speriamo bene anche per il prossimo anno. Ma io sono intanto felice e contento di essere qui a Casignana, questa grande festa, perché è una festa, come hai detto tu, di cultura popolare, di cibo, di musica, di stare insieme, di stare in allegria, è una cosa straordinaria. Che penso di questo? Penso che sia veramente una cosa molto bella, penso che dovremmo fare ancora di più per valorizzare tutte le cose straordinarie e belle che abbiamo nei nostri centri storici, nei nostri borghi, perché solo in questo modo possiamo regalare agli altri le cose belle che di questa terra abbiamo e che dobbiamo veramente essere orgogliosi di essere calabresi, di essere gente del sud del mondo, perché possiamo regalare al resto del mondo delle cose straordinarie, cose belle. Una serata ottima, almeno per quanto mi riguarda è stata una bella, bella serata, bello il mangiare, bella l'ospitalità e bello tutto. E questa sera poi abbiamo degustato il pane tipico di Casignana, la salsiccia autoctona e tante cose buone. Fai bello mari, dammi la canzoni, parlami di lussù e di la luna. E bene va, la luna va, con un giorno e la notte va, con un vento di tramontana, con acqua fresca di la puntana. Con un cielo che fa per mare, con un canto di la sirena, con una rosa che mi durasti. Storia di 'Ndrangheta, storia di comunità calabresi nel nuovo libro dell'ufficiale Sframeli presentato a Gioiosa Ionica. Abbiamo appena terminato la presentazione del libro di Cosimo Sframeli, 'Ndrangheta addosso, che è un libro che sta girando l'Italia e noi ci siamo stasera proposti per farlo a Gioiosa Ionica in un luogo particolare, la piazza Vittorio Veneto, che è stata gremitissima di gente, attenta fino all'ultimo, però la cosa molto bella che siamo riusciti a proporre questa sera è ospitare Federica Punturiero, che è la figlia di Maria Chindimo, vittima di mafia, una donna che ha una storia veramente triste, una realtà
che nel 2019 non dovrebbe esistere. E anche lei, questa ragazza giovanissima di 18 anni, ha raccontato in modo straordinario, con una maturità e con un senso della voglia non di riscatto, ma di proporre e proporsi ai giovani, ai suoi coetanei, per poter cambiare questa Calabria. Federica è stata veramente, ha dato il messaggio più bello che un giovane poteva dare a questa Calabria, e noi le siamo tanto vicini, la abbracciamo in questa lotta, in questa voglia di avere notizie di sua mamma, perché purtroppo sua mamma è scomparsa dal 2016 e non si sono più avute notizie. Lei vorrebbe quantomeno poterle portare un fiore, però anche questa situazione non è ancora definita. Speriamo che qualcuno che veramente si mette la mano sul cuore possa dare una mano d'aiuto a questi giovani, perché la Calabria ha bisogno di emergere e di uscire da queste brutte vicende. Un libro molto forte che parla di storie di 'Ndrangheta, che racconta esperienze realmente vissute. Quello che mi ha lasciato questa serata è un messaggio di speranza. Un messaggio di speranza che questa terra, la nostra terra, la Calabria, possa cambiare. Io sono sicura, sono certa che la Calabria cambierà, che la 'Ndrangheta verrà eliminata. Questa sera, in questa piazza, mia madre, Maria Chindamo, tutte le altre vittime innocenti di mafia erano in mezzo a noi, erano in mezzo a noi a lottare, a dire che ci siamo e che ci saremo ancora. Il mio messaggio è per tutti i ragazzi, per tutti i giovani calabresi, che si ribellino alla 'Ndrangheta, si ribellino ai soprusi, che lottino per un mondo più giusto. Sì, la legalità, ma per la giustizia. La legalità fa parte della giustizia, la legalità addita, la giustizia apre le braccia, la giustizia è amore, la giustizia accoglie. Il giusto è colui il quale applica la giustizia. Allora i ragazzi, io incito a questa rivolta spirituale, culturale, affinché in Calabria possa regnare la giustizia e non solo la legalità. Solo così questa terra può essere salvata. Le opere di Corrado Armucida, artista di gioiosa ionica, esposte e raccontate dal direttore Pittari. Siamo ritornati in via Canova, dove ha sede lo studio del pittore Corrado Armucida. Una figura poliedrica per quel che riguarda le arti figurative e plastiche, per ammirare l'ultima produzione del maestro di gioiosa ionica. Tante tele, tantissime terracotte, però noi abbiamo voluto porre il nostro sguardo su questa ultima produzione, su questo filone. La terracotta, il mare, ma principalmente il mondo dei migranti. Davvero una grande emozione e poi una grande commozione nel vedere questi lavori di Corrado Armucida. È un tuffo nel passato che ci fa capire meglio il presente. Ecco, il passato, quando gli albanesi, gli emigranti eravamo noi, sui barconi arrivavano i nostri, e ora ci sono gli altri che arrivano qui in Italia, in Calabria. E la Calabria è terra di accoglienza. E Corrado Armucida con questi lavori racconta, sono lavori che sono libri di storia, e nell'età matura ha scelto la scultura, la creta, per raccontare ai ragazzi di oggi e lasciare in eredità alle generazioni future uno spaccato storico, culturale, umano e artistico di grande valore. Ricordo che con un amico, con Enzo Macri,
ha realizzato una macchina di legno, questa macchina camminava, hanno fatto un lavoro straordinario, si chiamava Carrettone. Ecco, ha avuto sempre questa passione di scoprire, riscoprire e trasmettere. Il viaggio, io lo chiamo come Pietro Germi, il viaggio della speranza. Quelli che si mettono su un barcone di avventura, che avventurano i propri figli, bambini, donne, incinte, si mettono, non lo sanno se toccheranno di nuovo la terra, non lo sanno, oppure saranno l'impasto ai pesci, saranno sepolti dal mare, non lo sappiamo. E allora lasciamo stare la politica da parte, guardiamo il lato umano, hanno diritto alla vita, hanno diritto di essere esseri umani e trattate come esseri umani. Mi è venuta questa ispirazione e ho preso la creta, invece di prendere i pennelli e la tela, l'ho voluto, questa forma artistica, oserei dire, questa espressione, me la sono sentita più di farla manipolando la creta con le mani. E quindi sono contento e appagato di aver fatto. Poi tutto l'altro mondo, il mondo contadino, la madama che si ritira con le capre dai campi, sono mondi di cui soprattutto i giovani non li conoscono, non sanno com'è il costume della donna di Gioiosa. No, era un capolavoro, altro che Schubert per fare il disegno. Ed ora l'agenda. A Roccella Ionica, dal 21 al 24 agosto, presso l'Anfiteatro al Castello, nuovi incontri musicali per il Roccella Jazz Festival. Il 21 agosto a Palmi, incontro con Nicola Gratteri e Antonio Nicaso dalle 18 alle 23. Il 21 agosto ad Orso Marzo, a partire dalle ore 21, concerto di Mimmo Cavallaro. Il 22 agosto a Roccella Ionica, per il Roccella Jazz Festival, a partire dalle ore 20, si terrà il concerto di Noah. Il 22 agosto, presso la Summer Arena di Soverato Marina, concerto di Fiorella Mannoia a partire dalle 21.30. Mentre il 22 agosto a Roccella Ionica si terrà una serata conviviale dal nome La Fagiolata. Il 23 agosto a Palmi, a partire dalle ore 20, incontro alla Varia di Palmi con Dario Brunori. Il 23 agosto a Gerace, presso la Piazza del Tocco, concerto dei Quarta Aumentata. Sempre il 23 agosto a Caulogna Centro, il Borgo che Danza, a partire dalle ore 21, evento culturale sotto le stelle. E di nuovo a Roccella Ionica, il 25 agosto, presentazione di Ascesa e Declino dei Florio, indagine storico-sociale condotta e presentata dalla professoressa Caterina Ranieri. L'evento si svolgerà a partire dalle ore 19 presso l'ex convento dei Minimi. Sempre il 25 agosto a Gioiosa Ionica, in onore della festa patronale di San Rocco, concerto di Irene Grandi a partire dalle ore 21. A Palmi, sempre 25 agosto, incontro musicale con Mario Biondi. Mentre il 31 agosto a Luzzi, concerto di Povia. Il 7 settembre alla Mezzia Terme, Albano in concerto. Mentre il 14 settembre a Catanzaro avremo Michele Zarrillo in concerto. E per finire, il 15 settembre a Roccella Ionica, concerto di Cosimo Papandrea. I titoli dei giornali.
linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, l'apertura di Gazzetta del Sud, crisi di governo, Salvini in preghiera ma Conte si dimette, mossa disperata del capo del Carroccio infilatosi in un vicolo cieco, riflettori sul Colle e sul PD, il leader leghista ritira la mozione di sfiducia, il premier se ora ti manca il coraggio d'assumerti la responsabilità della crisi me l'assumo io. E ancora tre notizie nel taglio alto per quanto riguarda i temi calabresi, Gioia Tauro, portuali beffati devono restituire la cassa integrazione. Rifiuti nella Fiumara, a Reggio l'ANAS punirà i due responsabili. Ricordiamo che il caso è stato sollevato dal sindaco della città Falco Matà. Reggio, per quanto riguarda la giudiziaria, intreccio tra 'ndrine, politiche e affari, l'ex assessore Tortorella suggerì ai Libri di chiedere il pizzo a Rapoccio, in retroscena dell'inchiesta Libro Nero. Andiamo a spalla con gli occhiali di Reggio e Provincia, la rete territoriale non funziona, ospedale in tilt, reparti ingolfati, quello di Reggio Calabria. E poi ancora Villa San Giovanni, il consiglio monitorare la qualità dell'aria. Riace, il padre 93enne di Mimmo Lucano non sta per morire, Boldrini e Saviano si sono uniti all'appello per la fine dell'esilio, ma c'è la precisazione da parte della famiglia sulle condizioni di salute del padre di Lucano. Bovalino, si faccia il nome di chi ha insultato il bimbo autistico, durissima presa di posizione del Codacons, rivolta anche al garante del comune Maria Rita Canova. Scosse di calciomercato, colpo di Commisso, patron della Fiorentina, Ribéry a Firenze, Inter, Sanchez e Fate. Poi le vittime del Raganello, i familiari vogliono la verità a un anno, dunque per quanto riguarda la tragedia di Civita, la procura di Castrovillare ha già chiuso le indagini. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, l'anniversario proprio del Raganello, memoria e dolore a Civita, messa e fiaccolata ieri per non dimenticare i parenti, danno vita a un comitato. Un anno fa la tragedia nelle Gole è costata la vita, ricordiamo, a 10 persone. La crisi di governo, Conte dà le dimissioni, Mattarella oggi avvia le prime consultazioni, Morra attacca Salvini sul rosario, messaggio ai clan ed è polemica la replica, offesa ai calabresi. Acquaro, bruciate le luci per la festa di San Rocco. Per quanto riguarda la notizia di Corigliano Rossano, la Sibaritide svuotata di offerta sanitaria. E poi ancora Riace, petizione per Lucano al capo dello Stato in 24 ore, 23.000 firme per fargli vedere il padre malato che comunque però non è in fin di vita, lo ha chiarito la famiglia. Gioia Tauro beffa per i portuali, l'Inps rivuole 20.000 euro della cassa integrazione, licenziate e poi reintegrati questi lavoratori. Caso rifiuta a Reggio, arrivano le scuse dell'ANAS sullo sversamento a Mortara, la società ha accertato le responsabilità di due dipendenti, la zona è già stata ripulita, il vice sindaco Neri sul posto e annuncia l'operazione Condera. Non ci sono altre notizie tranne i grandi appuntamenti dell'estate che troverete anche oggi all'interno del quotidiano. Ci fermiamo qui con i titoli dei quotidiani calabresi, la linea la restituiamo alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Vediamo che tempo farà in regione. Il grande caldo proseguirà anche oggi e sarà così anche per il prossimo weekend, dicono le previsioni meteo, sarà dunque un'ondata di caldo che durerà almeno fino a domenica, questo caldo che sarà di oltre 40 gradi con le temperature in queste ore in risalita in tutta la regione. Grazie per l'attenzione. Giornale che finisce qui, grazie per l'attenzione, ora il riepilogo. Crisi di governo e Calabria, commenti e reazioni pepati dalla politica regionale. Tragedia Raganello, la ricorrenza fa riflettere, ma a distanza di un anno nessuna salvaguardia per le criticità calabresi. Cittanova, ex sindaco Canatà in soccorso a Domenico Antico dopo pesanti attacchi sui social. Polistena, sindaco Tripodi si schiera con Tansi alle prossime regionali.
concluso il KTF Cavallaro in Fiamma Piazza Mese, ospite la Turci. Porto delle Grazie di Roccella Ionica, c'è un nuovo amministratore, è Fabio Filocamo.